Bilancio fallimentare che rispecchia 5 anni di promesse non mantenute a partire da un programma elettorale totalmente disatteso. Questo è il giudizio del Partito Democratico rispetto alla manovra approvata in nottata. Se c'è da salvare qualcosa riguarda le proposte dello stesso PD approvate in extremis, a partire dai 13 milioni per l'agricoltura che il centrodestra non aveva previsto. Ma per il resto, secondo i consiglieri regionali del Partito Democratico, segnali negativi su tutti i fronti. Dopo 5 anni neanche una sola promessa e un solo impegno è stato mantenuto. Migrazione giovanile è il primo punto, è 3 volte la media del paese. Sanità, più debiti, meno prestazioni, 25.000 in meno, liste d'attesa e mobilità passiva, un fallimento su tutta la linea. Infrastrutture, velocizzazione, si scriveva al tempo, per la Pescara-Roma abbiamo perso 1.400.000.000 grazie a loro. Si parlava di autostrade, miglioramento delle infrastrutture, riduzione delle tariffe, le tariffe non sono diminuite e sono impraticabili. Agricoltura, sull'irriguo, settore primario, abbiamo avuto 0 risorse, una delle 2 regioni perché abbiamo presentato 0 progetti. È una bocciatura su tutta la linea e debbono andare a casa. L'Abruzzo non è una regione per giovani, Saverio Gileno. Evidentemente no, e lo vanno a testimoniare tutti quanti i dati, la diminuzione delle immatricolazioni alle università abruzzesi, l'abbandono scolastico al 9%, la riduzione dei giovani in Abruzzo negli ultimi anni di giunta Marsilio di 35.000 unità. E il bilancio regionale lo conferma, i fondi stanziati per le borse di studio sono 5 milioni, i fondi necessari sarebbero più o meno 15 milioni, abbiamo 2.000 idonei non beneficiari, cioè studentesse e studenti che avrebbero diritto alla borsa di studio e invece questa non viene concessa o verrà concessa in molto ritardo come un rimborso, quando invece deve essere concessa subito per permettere alle studentesse e agli studenti di studiare. Antonio Blasioli, se c'è da salvare qualcosa riguarda quelle che sono state le vostre proposte. Un'impronta per il 2024, così come c'era stata per il 2023 sul caro energie di aiuto alle famiglie. Per il 2024 avevamo puntato fortemente sul settore primario, sull'agricoltura, sulla crisi degli eventi atmosferici di maggio e giugno. Avevamo chiesto un emendamento di 25 milioni di euro perché abbiamo registrato il nulla più totale da parte del governo Meloni in aiuto di questa categoria. Otteniamo un finanziamento di 12 milioni e 700 mila euro, un primo passo sicuramente molto importante per la crisi vitivinicola e agricola in generale. Ma poi ci sono tante altre leggi che abbiamo ottenuto il rifinanziamento,